Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi sono qua con un vlog molto particolare e tanto atteso. Oggi vi spiego i comandi base del mio John Deere 8260R. In particolare sì, è un 8260R del 2014 in configurazione Active Steering per quanto riguarda lo sterzo e Auto Power per quanto riguarda il cambio. Oggi analizzeremo tutti i comandi base per poter salire sulla macchina, fare i primi passi, andare in giro, senza appunto andare in campo e fare cose particolari. Il cambio lo lasceremo in modalità completamente automatica per farvi capire meglio il tutto. Però prima di iniziare vi dico che potete supportare il canale, potete farlo tramite Patreon, trovate il link in alto a destra e in descrizione. Per ringraziarvi vi do vantaggi, c'è un gruppo privato di Telegram per parlare con voi appunto di tutte le cose che riguardano il canale, insomma è una cosa che dedico ai Patreon e a tutti i supporter del canale che ringrazio tanto, e soprattutto in questo video saluto i Patreon di novembre che sono Ferro, Nico, Simone, Boris, Emma, Andrea, Francesco, Michael, Luca, Giuseppe e Piero. Appunto mi stanno supportando, io li ringrazio tanto e grazie a loro arriveranno progetti futuri molto interessanti. Ma veniamo a noi, veniamo col video. Lo so che molti lo prenderanno un po' come video inutile perché magari una macchina la sanno già usare, ma interessa veramente a tanti come tutorial per usare una macchina del genere. Ogni macchina, ragazzi, vi faccio una premessa, ogni macchina ha le sue funzioni, ma in linea generale, bene o male, quello che dovete sapere è sempre quello. Ovviamente non paragonate un 8R a un trattore di 40 anni fa, perché insomma sì, si parla sempre di cambio e inversore, ma i comandi fisici in cabina sono molto diversi. Partiamo dallo sterzo, appunto configurazione Active Steering. Cosa vuol dire? È un optional di John Deere che rimpicciolisce lo sterzo, lo rende totalmente elettronico e questo dà una comodità incredibile. Diciamo che la centralina controlla un sacco di volte al secondo lo sterzo e la situazione in cui si trova il trattore, velocità, non velocità, quindi riconosce quando si è in campo e ci permette con un mezzo giro di sterzo di curvare, insomma di muovere, di azionare le ruote fino a fondo corsa. Invece quando si è in strada sia le sospensioni che lo sterzo si irrigidiscono per permetterci un miglior controllo, e questo ragazzi è veramente una figata, una cosa stracomoda. Se no appunto di base, quindi non optional, c'era lo sterzo tradizionale che è molto più grande, tipo grande così, e è molto più rumoroso e scomodo perché sia che siamo in strada sia che siamo in campo bisogna fare sempre un sacco di giri con un fruscio veramente fastidioso, ma quello sarebbe il meno, è che è proprio scomodo in campo, e questo vi posso garantire che i soldi spesi per l'optional di più valgono veramente tanto. Il controllo appunto vi vedete è totalmente elettronico, quindi le rotazioni vengono contate da un sensore che appunto poi danno l'input, insomma l'impulso alle ruote, alla pompa ausiliaria di questo optional di comandare le ruote. Appunto infatti quando è spento lo sterzo gira vuoto. Poi andiamo subito sull'inversore che ha quattro posizioni, una di folle che permette il traino, comunque è una folle come quando mettiamo la macchina nella posizione centrale della leva del cambio per chi ha un cambio manuale. Dopo abbiamo la P, che è la modalità di parcheggio in cui il trattore frena le ruote totalmente, i freni sono all'interno della trazione, della trasmissione, quindi ricordatevelo, non sono a tamburo, non sono a disco, niente di niente. Poi c'è l'inversore posizione avanti, il trattore appunto va avanti, niente di più semplice, e poi con la mano sinistra, la mano destra è sempre libera per controllare tutto, con la mano sinistra, track, inversore indietro. Appunto perché ho detto track? Perché l'inversore è rumoroso, questo per è un feedback diciamo uditivo, è una sicurezza uditiva che appunto il nostro corpo non sembra, ma il nostro corpo appunto questi suoni li associa sempre a qualcosa, e appunto con questo crack, con questo suono plastico diciamo che abbiamo la sicurezza di aver innestato quello che volevamo. La velocità come si regola? Allora, in modalità completamente automatica, magari ragazzi se mettete tanti like a questo video arriveranno gli altri episodi e approfondiremo le varie modalità del computer, ovvero manuale e così via. In modalità completamente automatica basta lasciare l'acceleratore al massimo, lui si regola a 1200 giri che sono i giri base dell'acceleratore al massimo, se no ragazzi i giri base del trattore quando però non si usano mai sono 900, 870 addirittura. Invece se noi lo mettiamo al massimo vedete sì che inizialmente va su di giri, poi si regola a 1200.
Questo 1200 è una base, una riserva di coppia per permetterci di andare a tutte le velocità. Infatti l'acceleratore, una volta messo in questa posizione, sarà completamente automatico e in base alla velocità accelererà o diminuirà i giri. Infatti se si mette la leva in posizione centrale scorrono le varie gamme, ovvero prima la prima retromarcia, la seconda retromarcia, la prima gamma F1 e la seconda gamma F2. Queste sono totalmente regolabili sia in moto che da fermi nella posizione appunto centrale. Appunto, noi la F2 possiamo impostarla da un minimo di 0.06, lo impostiamo tramite questa rotellina, a un massimo di 42. Sì, si può arrivare a 42, ecco, infatti io la tengo sempre a 42 l'F2 perché è una marcia stradale la seconda gamma, non è assolutamente una marcia per il campo perché sono dei rapporti lunghi. Adesso andiamo nell'R1 che io lascio sempre circa a 6 e l'R2 a 10 in modo da avere due regolazioni di velocità appunto delle marce, anche in retromarcia, e poi c'è l'F1 che io metto su, insomma metto in posto al massimo la velocità che riesco e che voglio raggiungere in campo. Per esempio con il rabbia riesco a raggiungere i 10, magari con un aratro riesco a raggiungere i 5 circa, insomma 5 quando sono fortunato nel mio terreno argilloso. Diciamo che la prima gamma è specifica per il campo, invece la seconda gamma è specifica per la strada. Ovviamente per partire bisognerà andare prima a fondo della prima gamma e poi in fondo alla seconda per raggiungere il massimo della velocità impostata, perché ragazzi vi ricordo che la prima marcia vi ho detto che va da 0.05 fino a 20 e appunto voi se mettete la prima gamma 20 in questo cursore, insomma in questa linea, potete andare da 0 a 20 in base all'avanzamento della levetta, e poi c'è la seconda gamma che potete andare da 0.06 fino a 42 appunto. Quindi ragazzi, niente di più semplice. Con questo si imposta la velocità massima di ogni gamma con la rotellina appunto che ruota. Invece con l'avanzamento della levetta è molto semplice, voi impostate la velocità a cui volete andare nel momento in cui il trattore è in moto. Una cosa da tenere a mente prima di partire sono sicuramente i freni, che si azionano come un normale freno di ogni trattore, a differenza che questo trattore ha un dispositivo che si chiama auto clutch. Cosa vuol dire? Autofrizione sostanzialmente. Anche se noi stiamo andando per esempio a 10 km/h, noi freniamo e il trattore interviene anche sulla trasmissione, quindi diciamo che si ferma, non è un freno che tu freni e il trattore continua a spingere fino a quando non togli la marcia, no, la toglie automaticamente. Altra cosa presente nella sezione pedali, oltre allo sporco perché sono andato a lavorare nel fango e ragazzi quest'inverno ripulirò tutto, tanto avete già visto i vlog che vi lascio in alto a destra per quanto riguarda la pulizia. Altra cosa nei pedali appunto è la frizione, da non usare mai ragazzi, è veramente un'emergenza in caso il cambio non staccasse, in caso l'inversore non funzionasse, veramente, anzi è quasi deleteria per il cambio, quindi per questo tipo di cambio meglio non mai toccarlo. Insomma potete vedere che è nuova, non c'è neanche via un pezzettino di vernice, l'ho sporcata adesso andando a toccare appoggiandomi col piede. Quindi ragazzi adesso possiamo partire. Allora metto l'inversore avanti, vedete che si sta muovendo a 0.080, la velocità massima impostata è 5 km/h, io mando avanti, vedi 0, 1, 2, 3, 4 fino a 5, vedete adesso sta andando a 5 perché la levetta è al massimo della prima gamma. Adesso andiamo a prendere spazio per la seconda gamma. Mamma mia se risponde bene sempre l'ILS. Adesso sul nuovo 8 RX ragazzi hanno messo un assale fisso, mamma mia, voglio proprio vederlo dal vivo per commentarlo, non vedo l'ora. Intanto lì c'è la mia centralina che gira, guardate ragazzi, mamma mia che vento che c'è. Allora vi faccio vedere ragazzi, appunto adesso siamo in gamma 1, quindi F1, e adesso ci spostiamo in gamma 2. Il trattore andrà su di giri, vedete, e si va sempre più veloce in base all'avanzamento della levettina. Adesso voglio rallentare, si tira indietro appunto la levettina, prima gamma e pian pianino 5, 4, 3, 2, 1. Niente di più semplice ragazzi. Ovviamente se io adesso in questo caso sono a 5 e in prima gamma e sono in moto, posso comunque impostare la velocità, vedete? Vado su con la rotellina, 7, 8, 9 e 10 per esempio, o addirittura un 13. Adesso qua rallentiamo, potete rallentare addirittura con la rotellina, però è sempre meglio farlo con la levettina. Ecco, ovviamente per partire bisogna sempre partire dalla prima gamma per poi spostarsi in seconda, nulla di più semplice.
vedete, tac, io rallento qua, per esempio, vedete, ho rallentato tutto e adesso rivado avanti. Cioè, avanti e indietro, ragazzi, nulla di più semplice, veramente. Io penso di essere stato chiaro. E questi, vi dico, ragazzi, che erano i comandi base. Se lasciate tanti tanti like, arriveranno anche i comandi avanzati, quindi distributori, non distributori, sollevamento, tasti esterni e così via. Modalità magari manuale del cambio, che io sconsiglio, non la uso quasi mai neanche io. E dopo arriverà un altro video dei comandi del display, appunto, perché, ragazzi, potete vedere qua, ce ne sono di sezioni, mamma mia se ce ne sono, e sono soprattutto tante, tante di queste sezioni sono interessanti. Io, ragazzi, a spiegarvi non penso di averci impiegato più di un quarto d'ora, spero sia tutto chiaro. Rispondo a tutti i commenti sia su Instagram che su YouTube, quindi, ragazzi, andate, seguitemi su Instagram e soprattutto lasciate un commento qua su YouTube, e se non l'avete fatto iscrivetevi. Rispondo a tutti, quindi se avete domande, volete delucidazioni, ragazzi, sezione commenti, un bel commentino e io rispondo a tutti nell'arco di una settimana. Niente, io devo andare a fargli il pieno perché, ma beh, comunque mi serve come riserva, perché anche se starà fermo durante l'inverno, ogni tanto lo tengo in moto, perché è un peccato che succeda come mi è successo l'anno scorso, che per via di un sacco di lavori non sono riuscito a avviarlo per 5 mesi. Adesso lo terrò avviato una volta alla settimana, infatti è quello che sto facendo da quando è fermo. Quindi devo andargli a fare il pieno perché ci sono appena due tacche. E poi magari, chissà, ragazzi, buttate le scommesse, forse lo riutilizzerò ancora entro la fine dell'anno, ma lo scoprirete nei prossimi Trotter Vlog. Ragazzi, basta seguire il canale, attivare la campanellina e soprattutto su Instagram, che anche se le campanelline non funzionano perché YouTube è maledetto, posso notificarvi tutti i video. Niente, ragazzi, spero di essere stato chiaro, vi saluto e vi ringrazio, vi invito ancora a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram, e niente, noi ci vediamo nel prossimo vlog.